Ciao a tutti, sono Firdaus Erradi, faccio parte della classe Quinta R, indirizzo Relazioni Internazionali, dell'Istituto Francesco Ferrara. La nostra classe ha aderito al progetto Junior Achievement, che prevede la creazione di una mini impresa. Quella che noi abbiamo costituito, Quality Games, ha come obiettivo imporsi nel mercato dei giochi da tavolo educativi. Durante la fase iniziale del brainstorming è emersa l'idea di far coniugare le conoscenze e le competenze acquisite durante una visita alle dogane di Palermo con il bisogno di affrontare un'emergenza sociale, ovvero l'abuso da parte dei giovani dei videogiochi elettronici che, come molti studi dimostrano, possono causare dipendenza, asocialità e deficit d'attenzione. Ed è proprio per questo che vogliamo far riscoprire loro il sano e il divertente gioco da tavolo. Pertanto abbiamo accettato una sfida molto difficile ma ambiziosa. La nostra sfida è stata quella di creare un gioco da tavolo chiamato Global Market, nel quale vengono rappresentati 6 continenti. Ad ogni continente viene assegnato un giocatore, quindi si va dai 2 ai 6 giocatori. Ogni giocatore, attraverso un percorso, deve cercare di esportare i propri prodotti nei continenti dei giocatori avversari. Naturalmente, durante il percorso, si possono incontrare degli imprevisti, come il pagamento di un dazio doganale, oppure dare la giusta definizione di un termine legato al lessico commerciale internazionale. Il nostro target di riferimento spazia dalle famiglie agli appassionati di gioco da tavolo. Per la realizzazione di Global Market, il nostro team ha dovuto affrontare diverse fasi. La prima fase è stata quella di realizzare un modello di plancia artigianale dove vengono raffigurati diversi continenti e per ogni continente corrispondono una casella di import e una di export. Nella seconda fase abbiamo trasferito il disegno al computer per dare una grafica originale e meglio definita. Nella terza fase abbiamo realizzato delle banconote chiamate globi per il pagamento di dazi doganali e per l'acquisto di merci importate da altri continenti. Nella quarta e ultima fase, quella che è risultata più complicata per il nostro team, è stata quella di definire le regole e la dinamica del gioco. Non poche sono state le difficoltà che il nostro team ha dovuto affrontare, ma che grazie allo spirito di squadra è riuscito a superare. Da questa esperienza abbiamo capito quanto sia difficile ma gratificante lavorare in team e vedere la nostra idea realizzata. Ci teniamo a precisare che per scelta il nostro prodotto finale verrà mostrato il giorno della competizione. Buona attesa! Per giocare sano, gioca con noi! Percorso di alternanza scuola-lavoro maturato ed elaborato con l'Agenzia delle Dogane è un percorso triennale e fa parte di un progetto più vasto che è il progetto di scuola relativamente all'alternanza scuola-lavoro. In particolare con l'Agenzia delle Dogane i ragazzi presi in terza hanno iniziato un percorso di conoscenza, poi di approfondimento di studio, di affiancamento a quelle che sono le specificità delle attività dell'Agenzia delle Dogane. Parliamo di ragazzi della sezione di relazione internazionale per il marketing, che è una specificità del settore tecnico economico. Il percorso triennale è iniziato appunto dai ragazzi al terzo anno, con una conoscenza delle specificità delle attività dell'Agenzia delle Dogane, è proseguito al quarto anno sempre gli stessi ragazzi alle relazioni internazionali per il marketing, con un percorso, uno stage presso gli spedizionieri, e al quinto anno si chiude con un percorso appunto di presenza nelle aziende di import-export. Buongiorno, oggi siamo all'ufficio delle Dogane di Palermo insieme al direttore, la dottoressa Lucilla Cassarino, e volevamo farle alcune domande. La dottoressa collabora con l'Istituto Francesco Ferrara per un progetto di alternanza scuola-lavoro e appunto volevamo chiederle com'è nato questo progetto di alternanza scuola-lavoro. Il progetto è nato su una idea del professore, della direttrice scolastica dell'istituto, la professoressa Eliana Romano, che mi ha proposto di ospitare i suoi ragazzi l'anno scorso per un percorso di alternanza scuola-lavoro.
ho accolto favorevolmente questa proposta e abbiamo stipulato una convenzione che ha previsto l'accoglienza di studenti per 4 mesi l'anno, per una settimana al mese, sia l'anno scorso che quest'anno, in tirocinio presso il nostro ufficio. Questi studenti in questo periodo di tirocinio hanno avuto l'occasione, l'opportunità di vedere tutte le attività in ufficio ma anche esterne, presso il porto in particolare, che svolge l'Agenzia delle Dogane, le attività quindi di ricezione di una dichiarazione doganale e le attività di verifica, di controllo sulle merci in arrivo e in partenza dal porto di Palermo. E i ragazzi come sono stati? Come hanno visto, come ha visto che hanno reagito? I ragazzi sono stati molto bravi, devo dire, e soprattutto interessati, almeno abbiamo percepito grande interesse, curiosità, hanno ascoltato, hanno seguito, hanno fatto domande, insomma ci hanno anche stimolato a spiegare, abbiamo anche ospitato un imprenditore che ha ottenuto dal nostro ufficio una certificazione di qualità, è un titolare di AEO, di certificazione di operatore autorizzato, e i ragazzi hanno rivolto a lui delle domande, in particolare hanno chiesto cosa significhi e quali benefici possa portare la certificazione per un'impresa che lavora soprattutto con il commercio all'estero. E voi come dogana, in qualità di docenti in questo caso, come vivete appunto questo progetto di alternanza? Ci stimola, ci interessa, ci stimola, ci mette in discussione in qualche modo, ci coinvolge pienamente, fa comprendere il nostro ruolo e come, soprattutto desta attenzione sulla percezione del ruolo che abbiamo all'esterno. Ci piace vedere l'interesse dei ragazzi e ci piace anche trasmettere loro quello che è la missione, il significato profondo del nostro lavoro, che è quello di controllare i traffici, garantire che i traffici, che il commercio, che lo scambio delle merci avvenga in sicurezza e in legalità, nel rispetto delle regole, nel rispetto della libera concorrenza e contrastando le frodi. Questo è il messaggio che abbiamo cercato di trasferire agli studenti e che riteniamo che gli studenti abbiano colto. Siamo qui con Michele, che è uno degli alunni che sta partecipando al progetto di alternanza scuola-lavoro, insieme alla dottoressa Tiziana Leggio, che è capo dell'ufficio controlli. Allora Michele, spiegaci cosa accade in questi uffici. Allora, questa è una sezione dell'ufficio delle dogane e in questo ufficio gli operatori si occupano del controllo sia amministrativo sia fisico delle merci e dei materiali. Infatti in questo ufficio vengono effettuati dei controlli appunto fisici, nel senso che vengono aperti i container, controllate le merci, tutti i materiali, e vengono effettuati anche dei controlli amministrativi, cioè viene verificata se tutta la documentazione corrisponde al vero, appunto grazie alla verifica delle merci. All'esterno si trova anche uno scanner sotto il quale passano dei container per verificare appunto se all'interno del container ci sono veramente quel tipo di merci. Dottoressa, invece questi ragazzi come sono stati? Erano pronti all'apprendimento? Come li ha visti? Li ho trovati abbastanza interessati, svegli, anche curiosi dell'attività che in parte avevano già studiato a scuola e che con l'occasione di questa alternanza scuola-lavoro hanno approfondito dicendoci a volte che non si aspettavano che la dogana effettuasse tutta questa gamma di controlli, quindi diciamo la loro curiosità è stata anche ripagata da una scoperta di un mondo interessante. Siamo all'ufficio dei controlli della dogana di Palermo e stiamo vivendo un momento particolare perché appunto c'è stato un sequestro di merci contraffatte. Siamo qui con la dottoressa Piera Abate, ma facciamoci spiegare meglio cos'è esattamente questa contraffazione.
La contraffazione è un fenomeno che tende a diffondere sul mercato prodotti falsi per marchi già registrati. Quindi significa che noi possiamo trovare sul mercato tanti prodotti, tante merci, che hanno una identità falsa rispetto a quella originale. Uno dei compiti specifici dell'Ufficio delle Dogane è proprio quello di reprimere questo fenomeno. E qual è la prassi da seguire in questi casi dopo il controllo? Dopo il controllo, che può avvenire in autonomia per i funzionari delle dogane o con la collaborazione della Guardia di Finanza, si effettua il sequestro preventivo della merce, perché ai fini della contraffazione è necessario attingere a quelle che sono le fonti ufficiali per determinare se un prodotto è veramente contraffatto oppure no. E quindi richiediamo delle perizie tecniche che ci permetteranno di definire in maniera inequivocabile che il prodotto è contraffatto, dopodiché viene notiziata la Procura della Repubblica e quindi si fa una notizia di reato. Cos'è successo quindi oggi nello specifico? Nello specifico oggi, all'approdo della nave proveniente da Napoli, la Guardia di Finanza, nei controlli di routine che opera sui passeggeri sbarco e sulle merci e sui mezzi che sbarcano dalla nave, ha riscontrato una quantità di prodotti contraffatti che erano a bordo di un camper. Questo camper è stato fermato, è stato ispezionato e sono stati rinvenuti parecchi pezzi contraffatti, sempre presumibilmente contraffatti, perché, come dicevo prima, è necessario acquisire un'autentica perizia che ci dia inequivocabilmente la prova della contraffazione. Quindi il camper in questo momento è fermo presso il nostro porto con gli spazi doganali ed è soggetto a ispezione.